La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Nuova missione, Pozzi in fiamme. Ah, da quando i mostri di ghiaccio hanno dato fuoco ai pozzi, respirare è diventato un problema. Lì c'è una copertura per pozzi. Se potessi usarla per spegnere le... Aspetta. Fiamme, te ne saremmo grati. Poi parleremo del nucleo esplosivo, ok? Oh, sì, sì. Ecco fatto. Ottimo lavoro. Abbiamo un solo coperchio, il prossimo pozzo è dall'altra parte di Flat Town. Ottimo! Ma che davvero devo usare un coperchio per... Prima dell'inondazione questo quartiere si chiamava Bellevue. Ah, quanti ricordi. Amo ancora questo posto. Sì, non so perché. Ascolta, Cole. Io ho la responsabilità di queste persone. Devo considerare ogni punto di vista. Questi uomini di ghiaccio sono peggio della milizia. Insomma, hanno bruciato i pozzi. Chi mai lo farebbe? Se dai a me il nucleo esplosivo, aiuterà entrambi. E adesso tu vuoi darlo a quelle bestie? Sei impazzito, La Roche! Ti sei comportato bene con noi finora. Spegni quegli incendi e ti accontenteremo. Ci mancherebbe anche. Cioè, per carità, va bene tutto, però... Non sono mica l'ultimo dei coglioni io, eh. Lui è l'ultimo dei coglioni. Torneremo come prima! Certo, come no? Porca miseria, che male. Dove sei? Porca tre. È una guerra a chi lancia prima l'oggetto, eh? Dove è finito? Allora, dammi un attimo il lancio di ghiaccio, che così... Aia! Nella schiena! Porca di quella puttana. Ma non riesco a colpirlo. A meno che... Non devo davvero usare solo questo per colpirti. Vieni qua. Dove sei? No! Direi che non era la soluzione giusta. Pezzo di merda. Allora. Vieni? No, neanche la carica ionica a quanto pare era la soluzione. Eh certo! Bastardo. Oh, ma mi sto ricaricando, dammi un attimo. Vabbè, come vuoi tu, non lo so. Vuoi giocare da solo? Solo che devo continuare a ricaricarmi se devo usare per forza solo questo. Ho bisogno di altra energia. Porca di quella puttana. Non so cosa si sia fatto, ma si è colpito tipo da solo. Bravo, bravo. Ok, qua è stata colpa mia che mi sono autolanciato nel ghiaccio. È uno scontro ad oltranza
a chi la tiene più distante qua. Non vedo. Ancora, ma basta questo lancio di ghiaccio, madonna mia. E lo sa, guarda, lo sapevo che morivamo alla fine. Lo sapevo che morivamo alla fine, ma... effettivamente, che colpa mia che non ho usato le bombe. Perché non l'ho fatto? Torneremo come prima! Effettivamente anche perché non gli ho fatto granché. Ma poi vedi, quando lo colpisco così non gli faccio niente. Quando gli faccio questo non lo colpiamo mai. Se lo colpiamo così invece. Allora, scusami, dovrei morire. Perché non ho tempo di stare dietro a tutti voi. Dai. Dai, l'avevo schivato. Via. Bisogno di altra energia. Aia. Ma scusami, ma se mi butto in alto. Tu che ca... ah no, beh, si può lanciare lui, è vero. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio. Ma dai. Bisogno di altra energia. Ancora per un colpo almeno. Ehi, resta fermo. No, è ancora vivo. Perfetto. Ancora un po', madonna. Resta lì, eh. Andata. Mi spiace. Ecco, questo è un problema. Lo stronzone qua di ghiaccio è un problema che dobbiamo risolvere. Dobbiamo trovare il modo giusto per poterlo colpire. Ecco qua. Eccolo lì l'altro pozzo. Ti immagini se facevo canestro in uno e già lo coprivamo? Chiamate aiuto! Vabbè. Mi fa piacere. Mi è fa grosso, piacere. Grosso amico. Qualunque cosa sia. L'avete sentito? Forte e chiaro. Sembra ci sia un collegamento tra Bertrand e i mostri della palude. Ma va? Dobbiamo ispezionare quel deposito ferroviario. Davvero, può? C'è un. C'è un collegamento tra Bertrand e i schifosini della palude? Ma guarda te, Quo. Non so io come ti hanno resa un soldato, però porca miseria, sicuramente avevano dei buoni motivi per farlo. In ogni caso, io mi allontano perché tanto ho già coperto uno dei coperchi. Non potete vincere! Ne sei sicuro? La fauna è nostra! Certo! E chi la vuole sta fogna? Con tutto il rispetto. Perfetto, dai che ci siamo. Siamo vicini ormai. Sperando di non averlo lanciato troppo lontano. Vieni. E... no, non tu. Vai via. Dicevo, vieni. Scusami con la ceretra. E copriamo anche l'ultimo dei pozzi. Beh, non avrei mai dovuto dubitare di te, figliolo. La popolazione di Flat Town ha un grande debito nei tuoi confronti. Così come tutti noi. Passa da Zeke appena puoi. Ha qualcosina per te. E chi l'avrebbe mai detto? Missione compiuta? Ovvio. Pozzi in fiamme. E già che ci siamo, vediamo qual è il nostro nuovo potere. Forza radiale. Wow. Parola d'ordine del privé? Non spararmi alle chiappe. Non spararmi alle chiappe. Entrez vous. Ragazzi, ci sono grosse novità. Setacciando le macerie al laboratorio di Wolf, ho un suo diario. Dice che all'inizio l'RFI era progettato per curare l'epidemia. Cosa?
come? Le analisi di Wolf dicono che l'epidemia è dovuta all'avvelenamento da radiazioni di forza radiale. È un inibitore di forza radiale. Cole lo attiva, lui spazza via le radiazioni. E addio epidemia. Alleluia! Ma addio anche Conduit. Forse basterà per attivarlo. Speriamo. Ne dubito. Zeke, quanti ne ha assorbiti finora? Hai un'idea? Non lo so. È solo che... È stata la raggiosfera ad emettere le radiazioni. Cole, so cosa stai pensando. Ciò che ho fatto a Empire City. Ho causato l'epidemia. Risolveremo tutto, fratello. Già. Il problema è che Bertram invece l'ha fatta partire qui. Ma è sempre così doloroso. Così ogni volta si sente esatto. Bene. Tranquilla, è tutto a posto. Va tutto bene. Altri due nuclei esplosivi. Ci siamo. Anche la solo due. La bestia è 200 km di distanza, Dio mio. Guarda che 200 km non sono niente. Cosa? Come ti senti, fratello? Uno schifo. Non bene. Vediamo se ho abbastanza energia per questo affare. No, mi spiace. Un altro paio di nuclei e dovrei essere a posto. Ovviamente. Ok, fai un giro e vedi come va. Al resto penso io. Ok, ci vediamo dopo. Dai, vediamo qual è questo nuovo potere. Vecchio nonno panzone sulla sedia. Oh, il razzo, finalmente. Finalmente, questo sì che è utile, cazzo. Alla fine è la granata, solo che va a distanza. Dovrebbe funzionare. Allora, non riesco a muovermi. Mi serve, esatto, un po' di elettricità. Razzo di ghiaccio. 4100 e la madonna. Combo rapide. Ah beh, questo sì. Che cazzo ti ridi tu? Che tra poco muori. Potrebbe essere il momento giusto per tornare al vagone. Io e Zeke stavamo preparando un piano quando è arrivata Nyx e... Beh, ci serviresti tu. Scusami, ma ero lì due secondi fa. È già il momento buono per tornare. Davvero?